25 gennaio 2018, il primo convegno nazionale della Diaconia Valdese. Tutti a casa, il titolo che ha accompagnato l'incontro nella sala convegni della Galleria d'Arte Moderna a Torino, dove più di 300 persone, tra giornalisti, operatori dell'accoglienza e cittadini, si sono riunite per confrontarsi sul tema dell'accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e migranti. Sul palco, rappresentanti politici e di chiese, operatori dell'informazione e del terzo settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire il convegno, i saluti del presidente della Commissione Sinodale per la Diaconia, Giovanni Comba, del moderatore della Tavola Valdese, Eugenio Bernardini, e del prefetto della provincia di Torino, Renato Saccone, dell'assessora regionale Monica Cerutti e quella comunale, Sonia Schiellino. C'è stato anche un video saluto della deputata al Parlamento europeo, Cécile Kyenge. Il volontariato, quindi anche quello svolto dalle chiese, ha un ruolo fondamentale riconosciuto da tutti. Però tutti gli interventi, quelli pubblici, quelli privati, quelli del volontariato, devono trovare una strada per integrarsi, coordinarsi e costituire una filiera logica. Questo nell'interesse di tutti, sia da parte di coloro che non hanno alcun dubbio che bisogna impegnarsi in questo campo, sia da parte di coloro che invece dubbi ne hanno. Una risposta il più possibile organizzata, organica, è utile per tutti. Quindi un convegno di questo tipo, anche vista le presenze che ci sono e il numero dei partecipanti, ci dice che era la strada giusta. Nella prima parte della giornata la riflessione si è concentrata sull'accoglienza in Italia tra emergenze e dispositivi strutturali, con la partecipazione di diversi oratori impegnati a vario titolo nell'accoglienza di rifugiati e migranti. Il rapporto con Diaconia in questo senso è molto importante, proprio perché abbiamo già la possibilità di guardare a buone pratiche che possano diventare appunto politiche, e quindi buone pratiche replicabili sul nostro territorio e politiche che la Regione programma nel tentativo di coordinare le istituzioni impegnate su questo tema. Diversi gli ospiti d'eccezione, utili a dare uno sguardo globale, come l'UNHCR e il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati. La collaborazione con la Diaconia è attiva, l'apprezzamento delle attività, soprattutto per le attività portate avanti, da un lato per l'inclusione dei rifugiati nel tessuto sociale in Italia e ovviamente non ultimo in ordine di importanza per il contributo dato enorme all'apertura di canali legali, modello che UNHCR sostiene, apprezza e spera possa essere ampliato, diventare veramente strutturale, essere adottato da molti paesi europei. E per questo motivo anche il nostro ufficio ha deciso di candidare Diaconia insieme a Sant'Egidio al premio Nansen, e ci auguriamo che possiate vincerlo. Noi, monitorando tutti gli interventi che vengono realizzati, poi abbiamo una mappatura anche delle buone prassi, e sicuramente per noi ha un particolare valore non solo che la Chiesa Valdese sia anche ente attuatore di alcuni progetti SPRAR, perché ne conosciamo storicamente la correttezza e la serietà, quindi siamo entusiasti di questa collaborazione, ma il fatto che si stia lavorando come Diaconia anche sulle scuole per noi è fondamentale, tant'è vero che abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Ministero della Pubblica Istruzione di firmare un protocollo d'intesa che abbia proprio come obiettivo quello di collegare i progetti SPRAR, quindi l'accoglienza, gli operatori, i rifugiati, con le scuole del territorio. Perché siamo stati entusiasti? Perché abbiamo la possibilità di valorizzare a livello nazionale delle esperienze che già avvengono a livello locale, proprio come queste della Diaconia Valdese. Oltre ai contenuti è altrettanto importante il modo con cui si comunica. Ecco perché nel pomeriggio il convegno ha parlato della narrazione tra rappresentazioni distorte e nuove identità, pensato soprattutto per gli esperti della comunicazione. Valutazione, se noi guardiamo dal punto di vista numerico, è sicuramente una valutazione molto positiva. Un convegno appunto da 350-400 persone partecipanti, 130-140 giornalisti presenti, è un evento abbastanza eccezionale per le nostre forze, quindi siamo molto soddisfatti e grati a tutti quelli che hanno lavorato su questo. Certamente l'obiettivo non è di riempire una sala, l'obiettivo nostro è quello di spostare, fosse anche solo di un millimetro, le sensibilità rispetto a questo tema e a quello che succederà concretamente da domani in avanti. Quindi una valutazione del convegno fatta bene andrebbe fatta fra 10 anni, però per ora speriamo che questo possa avere un impatto.
L'incontro è stato anche occasione per presentare una nuova campagna della Diaconia Valdese, una campagna di raccolta fondi per le borse lavoro per i migranti. La borsa dal lavoro, o meglio una borsa da lavoro, può essere letto in tutte e due le maniere. È una vera e propria campagna di fundraising in cui si chiede di partecipare a singole persone o a gruppi che vogliano sostenere il progetto con 9 euro al mese per 11 mesi, per cui con un impatto non troppo forte sulle finanze personali, o anche in un'unica soluzione per chi è più fortunato e può farlo, con 99 euro tutti insieme, che ci consentono di sostenere 10 giorni di tirocinio. Questi fondi si vanno ad aggiungere a quelli che già sono stanziati dalla Diaconia e consentono di allargare il numero di persone che possono sperimentare questa occasione formativa, che si è visto nel tempo consente la trasformazione a volte di questi tirocini in rapporti di lavoro a tempo determinato o addirittura a tempo indeterminato, per cui sono delle buonissime occasioni.